che già inizierà un video di merda. Ciao ragazzi e bentornati nella mia cucina. Ma che video di cucina è se non c'è Jumpytech con me? Oggi siamo qui come di sovente per provare un menù incredibile, qualcosa di molto molto speciale. Posso dire che però manca un qualcosa in questo video, lo scopriremo tra poco cosa manca. Jumpytech, quali sono i tuoi progetti di vita? Nessuno, di sicuro non mai fare questi a un essere vivente. Che io so che tu hai questo istinto intanto, di paternità. Intanto quello che... Tra l'altro un applauso perché Jumpytech tra poco diventerà zio per la seconda volta. Un applauso Federica. Basta, grazie. Una cosa vera l'ho detta. Esatto. E quindi quale migliore occasione per esercitarci, sì? Quelli compri il nipotino, allora, questi. Quale migliore occasione per esercitarci, sì? Nella creazione di una... ricetta. Di una ricetta. Per bambini. Per bambini. Per neonati, anzi. Ma che ricetta? Signore e signori, il primo cibo stellato per neonati o comunque per bambini. Stiamo parlando effettivamente... Posso dire che non è per neonati, ma è per lo svezzamento dei piccoli. Stiamo parlando delle pappe stellate. Enrico Bartolini, che torna ancora una volta. È quello del Mudec. Sì, Enrico Bartolini, 3 stelle Michelin, ha ideato queste pappe per i suoi figli. Ah, vero? E noi le abbiamo acquistate perché vengono vendute online e quindi noi vogliamo provare se effettivamente cambia qualcosa dal cibo che si dà di solito ai neonati. Siccome non abbiamo un bimbo a disposizione, sarebbe stato molto figo avere un sample di neonato. Che compriamo dove? Un baby, dark web. Un baby neonato. Jumpytech sarà il nostro bimbo. No, pure tu li assaggi. Coglione. Però tu che sei stato paghi. Piccolo, le assaggerai. Tu non sei stato piccolo. Io sono nato già formato, già grande. Già formato. Sei uscito così dalla patata. In particolare abbiamo il pepemolo, la patucchina. Però posso dire nomi creativi, ha dato lo chef. La caro zucca. La zucca. Il famosissimo pepevolo. Il mio preferito, senza dubbio. E il barbadoro. Voglio spezzare una lancia a favore del Bartolini, come se ne avesse bisogno. Sì. Che sono tutte pappine pronte con le verdure. Cioè non c'è schifezza dentro, sono tutte cose molto vegetali, insomma. Quindi per cui, tipo non c'è carne, questo e quell'altro. Adatte per i vostri bambini. Tra l'altro, se diciamo volete intrattenere il vostro figlio mentre cucinate, fungono anche da maracas. Ma andiamo a leggere come si fanno. Allora, come si prepara la nostra pappa stellata? Versare 20 grammi, porzione consigliata, di pastina in un pentolino con 60 ml bollenti di acqua. Ma tra l'altro potremmo usare anche il... Sono 60 questi, ma usa il microfiga. What? Il microonde. La devi mettere dentro. E cuoci per circa 3 minuti. Si vede che tu hai proprio questo istinto paterno che bolle dentro. Ma sono pochissimi, figa, sei sicuro? Allora, posso dire intanto una questione. Aspetta! Vengono venduti a busta di due e costano 15 euro. Porco... Sì. Come? Però ci sono 4 porzioni. Ah. E quindi ti dura un bel po'. Puoi cibare il tuo sample di uomo per un bel po' di tempo. La caro zucca, intanto è indicata per bambini tra i 12 e i 36 mesi d'età. Sì, grazie. La barba non è... Ci siamo, ci rientriamo. 100% novità, con molte verdure. Verdure. Facile e veloce da cucinare. E c'è il simbolino, vai dire, dello schiocco delle dita. Fai vedere. Esatto. Leggo io. Si cuoce per circa 3 minuti e, dulcis in fundo, dobbiamo mantecare anche questo pasto con 5 grammi di olio evo, nel nostro caso 10 perché sono due porzioni, e 5 grammi, nel nostro caso 10 perché sono due porzioni, di formaggio grana. C'è il grana? C'è il pecorino, va bene. No, il pecorino fa schifo. È buonissimo, si pecorino... fa la carbonara, ne è rimasta l'acqua. Sì. Raga, c'è pepa, carbonara, a testa. Comunque ci mette 20 anni per bollire sta poca pasta. Questo coso è da cambiare. Dai, apriamo sta caro. Dai, apriamo la caro. Vediamo come si presenta l'interno. Aprila bene perché la devi conservare. Certo, per i miei futuri figli. Non mi tagliare le dita, per Dio. C'era la linguetta. Vero? Sì. No, è una pastina. Semolina, certo. Cosa ti aspettavi che fosse? Il rigatone. No, il rigatone. Pensavo fosse tutto... Fumero, mi interessa. Cosa devo fare quindi? In acqua bollente? Aspetta, leggiamo, io devo leggere. E cuoci per circa 3 minuti. Ok, vai. La mantecatura finale per aggiungere 5 grammi di olio. Metti la metà. Basta, basta! Ok. Va bene, cosa inutile. Allora, dobbiamo cuocere per circa 3 minuti. L'aspetto qui è un po'... lascio un po' a desiderare. L'aspetto un po' perché non è colorato. Non perché sono anche colorato. Anche il bambino comunque vuole... mangia con gli occhi per prima cosa. Soprattutto il bambino... in quella dolce età, tenera età, chiaramente. Cosa ti ricordi, per esempio, di questa età tu? Niente. Cioè, cosa mangiavi tu da piccolo? Cosa ti dava a mangiare tua madre? I pulcini.
E a parte quello, oltre ai pulcini, fai sta con sugo, fai sta con maroara. Che è la stellata. Stellata, certamente. È la stellata di Beautiful Flash. Andiamo. Ok. Prendiamo il pecorino per la mantecatura, Gempis. E l'olio 3 grammi. No, olio, sì, l'olio c'è. 10 grammi d'olio come sono? Un cucchiaio, tipo. 10 grammi è uno, sì. Un cucchiaio. Prendiamo un cucchiaio. Ah, però senti su che ciavolo di pastina che viene. Sembra quando sto male e Pipi mi fa la pastina col dado. Che cosa ridi? Che cosa triste che hai detto. Ma deve venire brodoso così abbiamo no, sbagliato le dosi. No, deve assorbire. Deve assorbire, ma non assorbe. Forse hai messo troppa acqua. Ancora devo passare 3 minuti. Quindi quanto olio? No. Quanto olio? Posso fare qualcosa? Mettiti dietro di me, che tanto tu sei alto uguale, quindi non cambia niente. Ah, visto come sta assorbendo, guarda. Sì, caro! Come sta andando, Gempi? Benissimo, guarda qui. Prendo! Ci sono i pezzettini di... Ma ci sono i pezzettini di caro zucca. Sì, certo che c'è la caro zucca. Guarda come sta per assorbire bene, mamma mia. È un piacere per gli occhi. Cagliassere. Ma leggiamo gli ingredienti. Farina di frumento, purè di carote, purè di zucca, può contenere tracce di latte, uovo, prodotti molluschi. Molluschi. Non lo diseppio. Vuoi ammazzare il mio bimbo? Oh, testa di merda. Chissà se Bartolini vedrà mai questo video. Sì, due volte, la prima volta lo vede lui e la seconda volta lo vede l'avvocato per mandare la denuncia. Poi metteremo un cucchiaio di olio. Olio extravergine d'oliva bio. Ah, super vergine, guarda, non ho mai visto un pisello questo. Ma verginissimo, guarda qui. Guarda quanto è vergine, super vergine. Guarda come ha assorbito bene, però. Certo. Adesso si dovrebbe spegnere, giusto il film. Si spegnerà da solo. Belli, è incredibile, è tutto fantastico. Tecnologia. Allora, vengo lì, metto. Piano, figlio di puttana, non compromettere la ricetta. Bene. È meravigliosa. Un bellissimo cucchiaio, l'ova. È questo. No, il pecorino alla fine, secondo che me. Che c'entra? Guarnire. Così però gira, figa. Ma fammi mettere che isso. Oh, ok, gira energicamente. Energicamente. Facciamo una luna. Energicamente. Ah, però guarda che stucco. È tutto bellissimo. Che profumo sta venendo su, cazzo. Però ti posso dire che questo comunque è anche molto dietetico. Se no, vediamo i valori nutrizionali. Dietetico. Figa, è perfetto. Tutto carboidrati, pochissimo sale, proteine. Ma raga, metti tutta la carozucca che ho bisogno. Sto scolando olio ovunque, ti togli dal cazzo. Fatto. Questo è il prodotto finito. Allora, cremoso, guarda che bello cremoso. No, cremoso è cremoso effettivamente. Andiamo adesso all'assaggio. Fai il tuo taste test. Ah, un bel cucchiaio proprio. E certo, una bella pappa. Se mi avessero chiesto come ti vedi tra 20 anni. Ma ti dico tipo 5 anni fa, se mi avessero chiesto ma tu nel 2022 come ti vedi su YouTube? Sicuramente le belle serie, le pappe stellate. Ma se tu continui a rimettere dentro. Alla carozucca. Devo far raffreddare. Però con le... Ai bambini si soffia. In realtà dove si soffia tu vuoi fare l'aeroplanino. Ah. L'aeroplanino. Allora, sei pronto? Tu che ti meri, trenino o aeroplanino? Zitto. La canzoncina voglio. Non c'è la canzoncina, non le so fare. No, che canzoncina? Dai, porco. Non fare i capricci. Non fare i capricci, bimbo di merda. Apri la bocca. La canzoncina. Apri. La canzoncina voglio. Apri la bocca. Com'è? Compare, devi immedesimarti in un bambino. Manca sale da morire. Certo che senza sale. Ma posso stare ad assaggiare io, per favore? La zucca è cemento? No, la croccantella ci può stare, però figa non so di niente. Non so di un cazzo. Non so di niente, raga. Vedrà se migliora un attimo. Ma col pecorino, anziché col sale. Col sale, così. Cos'è, carta vincita, carta aperta, sto facendo tutto. Minchia, assume un altro aspetto. Stai enfatizzando i sapori. Minchia, dai. Allora, non so di niente, io a questa pappa stellata darei un... 4. No, io direi un 5, dai. 5, dai, 5. Prossima pappa stellata. Eccoci qua. Siamo con tornati con il pepemolo, che è una pappa speciale con verdure e legumi. L'aspetto è leggermente più invitante del barbatrucco lì, che cazzo era? Metà, mi raccomando. È metà secondo te? Come hai fatto a misurare la metà? Abbondantemente, metà abbondante. Basta. Ma sei un ingordo di pepemolo. Leggimi gli ingredienti del pepemolo. Allora, il pepemolo è formato da farina di frumento, pure di verdure, tra cui carote, melanzane, peperone verde, pomodoro, zucchini, prezzemolo, peperone rosso dolce, ceci, può contenere tracce di uova, latte, prodotti molluschi, tipo nero di seppia. Come prima. Però, allora, sicuramente i nomi... Un pochino di sale che lo mettiamo a sto giro. Sì, metti un po' di sale, se no figa non so di niente. Il problema è che... No, basta, ma no... Figa. Fidati, non esageriamo, perché comunque dobbiamo sempre metterci nella... Mettiamoci nei panni di un bambino un attimo. Ok. Però a darla al tuo cane questa pasta, vedi cosa ne pensa. Sì, il mio cane è fatto pretenzioso. Pare che mangia questa roba qui. Che mangia? La carbonara? No, nel senso che sia brutta la roba, ma nel senso che se gli dai pure tipo il salmone, lo schifa. Il salmone in scatoletta lo schifa, vuole il salmone quello fresco. È fatto un gatto, figa. Siamo quasi alla fase di mantecatura, mantecazione. Mancano 2 minuti. Dove dovremo aggiungere olio, sempre 10 cc. È medico, non lo sapevo. È pecorina. Andiamo ad assaggiare, ragazzi.
Devo dire che già ha un aspetto migliore del precedente, ma solo perché l'abbiamo mantecato meglio e abbiamo messo molto più... Assaggio per primo. Allora, Pietrino. Non mi va. Pietrino, dai. Devo fare i capricci. Non mi va. Pietrino, ti do un pugno che ti spacco il sotto nasale. Vediamo come ci vai, cosa inutile. Ehi, è incazzato. Perché, bimbo? Passa Paperino con la pipa in bocca. Guai a chi la tocca. L'hai toccata tu, mangia per carità di Gesù. No, non mi va. Pietrino, ti faccio lo shampoo con la... Allora, va bene. Il video più cringe dell'anno. Possiamo non mettere il grano dopo, perché avevo visto il suo sapore di prima. Non cambia una... uguale, non cambia niente. Non capisco dove sbagliamo. Uguale, che delusione. Deve essere qualche cosa che sbagliamo. Non è il pecorino il problema. Ma se proviamo... Non ne mettiamo dopo. Proviamo. Comprimi i sapori. Proviamo. Primo step, il barbadoro. Però vi voglio far vedere che all'interno ci sono tipo semi colorati, no? Perché questo è formato da barbabietola, spinaci surgelati, pomodori e carote. Quindi secondo me queste sono verdure proprio. Non sa di un cazzo. Però magari i valori nutrizionali sono buoni, cioè non so. No, ma sicuramente sarà buono. Vado a fare 100 kg di panca, arrivo. Allora ragazzi, non lo so, questo è esteticamente che... è più carino, esatto. Perché è tricolore, c'ha anche il rosa, ma... Dove abbiamo messo il formaggio, eh? Perché Giampi lo vuole assaggiare più in nature. Guarda, come viene. Però penso sia una cosa fatta apposta, cioè... Secondo me è tutto semolino colorato. Con ingredienti naturali, tipo barbabietola, fina... Non sono pezzi di verdura, è semolino aromatizzato a... Ma non sa di niente. Quindi allora, 10 euro per sta roba. Devo dire la verità, voi sapete che siamo stati sempre super onesti e schietti su queste ricette. Onestamente, mi aspettavo che... Allora, se fossero stati aromatizzati, sì. Però effettivamente non sanno, cioè hanno tutti e tre lo stesso sapore. Sa di pasta di semolino. Semolino fine. In bianco. Quindi sì, colorato, però non lo so. Però, ragazzi, era giusto provarlo. Se usciranno nuove robe così un po' stellate di cucina, noi le proveremo perché ci piace molto fare questi video. Un saluto a Chef Bartolini. Se sta guardando questo video, salve. Al prossimo video.